Amici sportivi, buon pomeriggio, è Valerio Pavesi che vi parla dal campo di Vighignolo, ultima giornata del torneo delle contrade, annata 2010. Questo pomeriggio si affrontano US Vighignolo contro Vittuone. La formazione della SD Vittuone scende in campo con Olivares, Sansonetti, Marcellino, Azzei, Pollastri, Lombardo, Vizai, Bocai, Messina, Piattone. Formazione dell'US Vighignolo scende in campo con Magnaghi, Castaldo, Grillo, Caronte, Ianni, Angioli, Saggese, Corru e Gorgoglione. I giocatori sono in campo. Tutto pronto, buona partita, partiamo! Partiti! Ultima giornata del torneo delle contrade che quest'oggi volge al termine. Questo pomeriggio si affrontano US Vighignolo contro ASD Vittuone. Grande spettacolo anche quest'oggi. Buona partita a tutti. Subito in avanti il Vittuone con Sansonetti, il pallone in area per Vocai, il tiro che viene respinto da Gorgoglione. Ma attenzione, la palla è ancora buona. Marcellino, c'è la parata di Magnaghi in calcio d'angolo. Gorgoglione. Molto bella questa azione, ha saltato Sansonetti, si porta sulla destra, entra in area, la palla è per Lombardo, attenzione al tiro che viene respinto, una seconda conclusione e c'è la parata sicura di Olivares. Il contrasto tra Gorgoglione e Vocai vince quest'ultimo, attenzione il pallone in avanti per Marcellino, la conclusione, c'è la parata sicura di Magnaghi, buon inizio da parte del Vittuone. E ora Castaldo nella zona destra del campo, il contrasto con Vocai. Recupera palla proprio quest'ultimo, il pallone in avanti per Sansonetti e c'è il gol, incredibile, il Vittuone si porta in vantaggio al quinto minuto, marcatore Sansonetti. Rivediamo azione insistita, si è involato verso la porta il numero 8 e ha battuto Magnaghi. Ancora Sansonetti sulla sinistra, il pallone in avanti per Vocai, ancora una conclusione, la parata di Magnaghi. Castaldo prova il passaggio, ma recupera palla a Piattone, attenzione, si invola verso la porta, il tiro di Marcellino respinto ancora da Castaldo, poi una conclusione, fuori! Inquadrato Castaldo, protagonista dell'azione, salutano dalla panchina, finisce qui il primo tempo, Vittuone che è in vantaggio per 1-0, si dissetano i giocatori. E Castaldo chiede istruzioni al mister, parte la ripresa, calcio d'angolo. Il pallone sulla sinistra per Federico Corru che prova ad avanzare, attenzione, entra in area al tiro, gol! Inquadrato Angioli, ma il gol è di Federico Corru, 1-1, rivediamo, ha fatto tutto da solo, è entrato in area, si è liberato di due uomini, ha fatto fuori Olivares. E dunque il Vighignolo si è portato sul pareggio ancora con Rus scatenato sulla sinistra. Parte il passaggio in mezzo per Vizzari e spinge Olivares, attenzione, mischia in area, gol! A lui, Emanuele Saggese la mette dentro e ribalta la situazione. Rivediamo il passaggio in mezzo per Vizzari, respinge Olivares, poi una mischia fuoribonda, Saggese la insacca. Dunque la situazione si è ribaltata, siamo 2-1, attenzione, parte un altro contropiede, Vocai si vola verso la porta, attenzione, saltato Pollastri, solo davanti Olivares che respinge. Dopo il pareggio i giocatori del Vighignolo sono scatenati, attenzione ora Saggese, parte l'involata, Saggese il contrasto con Pollastri, attenzione, Saggese la spunta, il tiro e c'è la parata di Olivares che blocca il pallone. Ancora il Vittuone che prova a uscire, recupera il pallone con Ru sulla sinistra, attenzione, si libera, gol, incredibile, incredibile gol, 18° minuto, 3-1, Federico con Ru. E questa è una straordinaria azione, rivediamo, si è liberato di due avversari, è passato proprio in mezzo, poi guardate il tiro all'incrocio dei pali, non può nulla, Olivares. E dunque Vittuone che prova a uscire alla disperata, recupera il pallone, Saggese prova la conclusione, il pallone che termina sul fondo. Marcellino sulla destra, parte il passaggio per Piattone, prova la conclusione che viene deviata da Angioli in calcio d'angolo, inquadrato il numero 9. Finisce qui la partita, Vighignolo che vince per 3-1 su Vittuone. Ci colleghiamo subito sull'altro campo, seconda gara per l'annata 2010.
Torneo delle contrade, si affrontano US Vighignolo contro Bonola Calcio. La formazione dell'US Vighignolo scende in campo con Cataldi, Granconato, Labadini, Antonacci, Allevi, Scorcucchi, Guerrato, Caffini, Cerminara, Costa, indisponibile Andrea Semplici. Partiti, si dà il via anche a quest'ultima partita, si affrontano US Vighignolo contro Bonola Calcio. Buona partita a tutti. Scatta subito Scorcucchi sulla destra, il passaggio in avanti per Antonacci, attenzione, si vola verso la porta, il tiro e la palla che termina fuori di pochissimo, il rinvio da parte del portiere del Bonola, attenzione, ne approfitta Scorcucchi, è lui al quinto minuto, porta in vantaggio l'US Vighignolo 1-0. Rivediamo l'errore clamoroso del difensore del Bonola, ne approfitta con un guizzo Scorcucchi, la mette dentro. Attenzione, ancora Antonacci, ha provato la conclusione parata da parte dell'estremo difensore, attenzione, parte il contropiede, ora il Bonola con il numero 3 che si lancia verso la porta, il tiro e c'è la respinta da parte di Cataldi che salva il risultato. Ancora il Bonola che ora ha preso coraggio, prova ad avanzare ancora con il numero 3, si vola verso la porta, il tiro e c'è il gol! Pareggio al settimo minuto, 1-1, a segno il numero 3, grandissima azione, rivediamo, ha fatto tutto da solo, si è involato verso la porta e ha battuto Cataldi. Dunque finisce qui il primo tempo, Vighignolo contro Bonola, 1-1. Parte la ripresa, è ancora il numero 3, attenzione che prova ad involarsi, scatenatissimo, prova la conclusione, c'è il gol, incredibile, vantaggio al quindicesimo minuto, ancora lui, grandissima azione. Rivediamo, questa volta ha provato un tiro da fuori che ha sorpreso Cataldi dalla distanza. Dunque sorpresa il Bonola, attenzione, sbaglia, palo clamoroso, Bonola in netta difficoltà, prova a uscire dall'area ma recuperano ancora il pallone, attenzione Scorcucchi che è solo, la palla sul fondo, attenzione perché siamo all'ultimo minuto della partita, viene in avanti Granconato, il passaggio per Cerminara ma recupera palla il numero 5 del Bonola e ora provano a uscire i giocatori ospiti ma è ancora Granconato che riconquista la sfera, attenzione al passaggio per Cerminara, gol! A lui Carlo Cerminara, incredibile, gol all'ultimo secondo, rivediamo, si è liberato, guardate, ha provato il passaggio che viene rimpallato, poi Cerminara la insacca e porta il Vighignolo sul pareggio, finisce qui la partita, Vighignolo Bonola 2-2. Siamo arrivati alla premiazione, dunque vengono consegnate le coppe anche per i ragazzi del 2010. Consegna il premio il presidente Riccardo Tarquinio. Presente questa sera anche il sindaco di Settimo Milanese, Sara Sant'Agostino. Diamo la parola al presidente Riccardo Tarquinio. Ringraziare tutti i volontari, tutti i dirigenti, la parte tecnica, il dietro le quinte, c'è stato uno sforzo per 5 settimane veramente importantissimo e quindi grazie di cuore a tutti. Lascio la parola al sindaco che è venuto a trovarci per fare due parole, perché il nostro territorio comunque è importante essere supportati anche dal comune, quindi il sindaco è venuto a trovarci, quindi lascio la parola a lei. Grazie a tutti. Io ringrazio da parte dell'amministrazione comunale il torneo delle contrade, chi ci ha messo anima e corpo per queste 5 settimane, perché se è un bel torneo ed è molto partecipato è perché davvero c'è qualcuno che ci crede e che lo porta avanti, per cui davvero il grazie dell'amministrazione comunale va a tutte le persone che si sono impegnate in queste 5 settimane, ai piccoli che hanno giocato, e ai grandi che li hanno accompagnati. Allora io vi saluto con questa frase che in realtà ho già detto in 2 occasioni quest'anno.
e la dico ai bambini, poi magari mi ascoltano anche i grandi, ma vediamo se lo faranno. Allora, io dico che loro corrono insieme dietro un pallone, c'è chi insegna a questi bambini a correre insieme dietro un pallone e tendenzialmente si corre dietro ad un pallone insieme per vincere. Allora imparate, bambini, bambini, imparate a correre insieme incontro alla vita, perché è la cosa di cui avete bisogno, perché da soli non si va da nessuna parte, per cui imparate davvero a stare insieme, a correre insieme verso la vita, voi accompagnati dai vostri genitori. Buona estate a tutti. Foto di gruppo con tutti i bambini, presenti anche tutti i genitori. Torneo delle Contrade che è arrivato alla fine. Grandissima manifestazione che è arrivata al 18° anno. Foto anche per tutto lo staff dirigenziale. Vicky Channel vi ringrazia ancora una volta per la visione. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale Valerio Pavesi youtube.com e vi ricordiamo di seguire la pagina ufficiale dell'USB Chignolo su Facebook. Grazie a tutti, alla prossima partita!